Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, in questo video andremo a capire su per giù come andare a scegliere la nostra macchina CNC. Esistono in commercio CNC nuove, CNC usate, CNC da ricondizionare. Tutto sta in base alla tua esperienza e in base al budget di spesa. Mettiamo come esempio che vuoi avviare un'attività di lavorazioni con macchina a controllo numerico, nello specifico macchina CNC. Come puoi andare a scegliere la tua macchina? Innanzitutto devi in partenza sapere che materiali vorresti andare a lavorare. Perché? Perché da materiale a materiale variano, diciamo, le caratteristiche di massima di una macchina CNC. Perché, per esempio, se io voglio andare a lavorare l'MDF, il legno, la plastica, semplice plastica, il cartonato, il plexiglass, una macchina mediocre può andare più che bene. Se invece voglio andare a lavorare l'alluminio, cioè l'alluminio, diciamo che è un materiale leggero, morbido, quella macchina, anche una mediocre buona, lo può lavorare senza problemi. Se invece vogliamo andare a lavorare il metallo o materiali duri che necessitano, ecco, di precisione, di forza, anche come non solo come motori, ma anche come fresa, che è questa. La CNC, ragazzi, dovete capire che possiede, nel caso di una tre assi, possiede tre motori passo passo. Tre motori controllati da tre controller separati. Ogni controller ha il compito di pilotare passo passo, diciamo durante la lavorazione, quel singolo motore. Più è potente la scheda, più è potente il motore, migliore la meccanica, più concreti saranno gli spostamenti della tua macchina, forti, e più puoi andare, diciamo, a lavorare materiali duri. Tutto ovviamente connesso anche a buone frese, perché ovviamente se poi utilizzi frese scarse si rompono senza sì e senza ma, li rompi mentre lavori. Perciò il primo dato che devi tenere in considerazione è che materiali vuoi lavorare. Poi che area di lavoro ti serve. Questa è una 60-40, 60-40, altezza circa 16. Ci ho fatto, ragazzi, di tutto in questi anni. Ci ho lavorato plastica, legno di qualsiasi tipo, MDF, plexiglass, l'ho detto, sì, alluminio, qualsiasi cosa. Ovviamente ferro no, perché non ne ho avuto necessità, ma credo che valutando la qualità della macchina, piano piano riusciva anche a fare quello. Poi ci sono quelli che vogliono lavorare, per esempio, il marmo. Per quello, ragazzi, è ancora più complessa, ci vogliono CNC particolari con un impianto a liquido, perché devi capire che il marmo va bagnato, come anche, diciamo, il metallo dovrebbe essere oliato, bagnato per andare a dissipare e a levare, diciamo, i trucioli generati dal taglio, dalla lavorazione. Per quanto riguarda i modelli di CNC, io ti posso consigliare innanzitutto, oltre questo, anche di fare una previsione di massima di quanto tempo dovrebbe lavorare la tua macchina. Perché se una macchina è scarsa, monta uno scarso alimentatore interno all'elettronica, una scarsa elettronica di controllo, scarsi motori, lavorare per esempio 10 ore al giorno può creare problemi, usura precoce fin quando non si spegne tutto e non funziona niente. Anche questo è un dato da tenere in mente, tutto ovviamente in proporzione al tuo budget di spesa. Più puoi spendere, meglio è, perché, ragazzi, uno ha una
è un'attrezzatura che se la fai lavorare per bene ti dà tanto ritorno economico, perché ti crea la qualsiasi cosa. L'importante è che tu la sappia programmare bene. E abbiamo detto che esistono varie alternative di fresa. Questa è una commerciale di 4 anni fa circa. Questa l'ho presa circa 4 anni fa, presa nuova. Raffreddamento a liquido col suo impianto di tubi canalizzato nella torre, passa dietro, arriva qui, e questo è il bidoncino dell'acqua. E i motori, anche per i motori, questi sono in EMA, come vedi, forse non lo vedi, ma hanno dal lato superiore una rodellina che ti permette di andare a fare la regolazione manuale. Eventualmente, se durante le lavorazioni vedi che qualcosa non va bene, puoi fare una piccola diciamo regolazione della profondità o degli spostamenti anche manuale. Ti può capitare certe volte che si blocchi la macchina. Perché? Perché se la macchina va troppo a destra o troppo a sinistra o troppo sotto o troppo da questo lato o troppo sopra, ha dei sensori che sono degli interruttori fine corsa. Perché questo? Perché la macchina deve sapere sempre quando sta arrivando a sbattere, per evitare le collisioni con la struttura stessa. Perché, ragazzi, la meccanica di una CNC è fortissima, cioè non quanto arrivi due blocchi i movimenti, perché hanno tantissima coppia e poi a bassi regimi ancora di più. Per questo gli ingegneri hanno inserito degli interruttori fine corsa. Quando questo interruttore fine corsa viene premuto, la macchina in automatico si deve spegnere obbligatoriamente, se no, ragazzi, il motore continua a girare, boom, e si rompe tutto. Detto questo, dal momento in cui arrivi a fine corsa, la macchina va in blocco totale, tutta si ferma. Per sbloccarla non funziona più via software. Cosa devi fare? La devi sbloccare tramite le rotelline, cioè devi farla tornare indietro manualmente. Fin quando il fine corsa non è, diciamo, sganciato, lei non partirà. Tu sganci il fine corsa e lei torna a funzionare. Questa, diciamo, è una sicurezza che tutte le CNC devono avere. Tieni sotto controllo questo punto di vista. Tanti mi dicono: ma se io la CNC me la costruisco? E allora, ragazzi, poi se hai, diciamo, esperienza, per esempio la più semplice, puoi farla in legno. Se hai esperienza puoi anche farla. Però non è semplice. Perché? Perché deve essere tutto perfetto, tutto a squadra, il piano deve essere perfettamente dritto, senza livellamenti, senza pendenze, come anche la struttura superiore che ti tiene la fresa, la meccanica. Non lo so, ragazzi, io non lo farei. Inizialmente, prima di acquistare questa, a dir la verità, c'era un venditore che poi si è rivelato un niente di buono, che vendeva macchine CNC da montare. Cioè lui aveva una macchina CNC grande, ti tagliava i pezzi, erano tutte in legno fatta, ti tagliava i pezzi in legno, ti mandava la meccanica, bulloni, viti, se avevi necessità anche i motori, l'elettronica, però lui in primis ti faceva tutta la struttura, il piano, ed era tutto in legno, perfetto. E ragazzi, la differenza di prezzo tra questa e quella era di circa 700 euro. Però qual era il problema? Il problema stava poi nel ricercare tutti gli altri componenti,
Essendo novizio ai tempi, non avevo idea di che elettronica prendere, che alimentatore prendere, che fresa prendere, la scheda di interfaccia, questa USB ed è comodissima. Infatti, la programmo, la piloto tramite il mio computer, che poi è un piccolo notebook con la Aspire One, piccolino, comodo, comodo, mouse e va. Che è una meraviglia. Ora, se hai possibilità di avere una macchina autocostruita, ben venga, di fartela tu, ben venga. Però, ragazzi, occhio, se non sono macchine fatte, diciamo, industrialmente, fate attenzione, perché un minimo errore anche nell'altezza di questa, per esempio, della colonna destra e della colonna sinistra, ti porta a uno sbilanciamento della fresa stessa. E che cosa fa? Al momento del taglio, quando tu programmi per esempio un centimetro di affondo, la macchina cosa fa? Affonda di un centimetro, però qui è più alto e non è un centimetro, è meno di un centimetro, perciò non ti taglia il pezzo. Qui sotto invece, che è più basso, ti affonda di un centimetro, però è più basso e ti va oltre l'affondo programmato e hai il rischio che ti tocchi il piano di lavoro. Toccando il piano di lavoro è duro, la fresa parte e si rompe. Internet stesso trovi vari gruppi di acquisto vendita. Io ti posso consigliare il gruppo Facebook dedicato appunto alle macchine CNC, Mercatino CNC, che poi non è solo CNC, lì si vendono anche laser, si vendono anche le stampanti 3D, ci sono privati, ci sono inserzionisti, aziende, imprenditori, ci sono anche chi lo fa per hobby, costruisce macchine CNC e le vende. Detto questo, diciamo, il controllo lo devi fare tu che acquisti. Prima di acquistare, se hai moto, prendi tutte le varie misure, fai le prove che devi fare. Anzi, se vuoi faremo un ulteriore video dove ti spiego come testare la macchina e capire se è in linea, se è sbilanciata. Comunque è semplicissimo, ecco, basta intanto vedere il piano, con una livella. Vedere appunto con una squadra se ci sono problemi o difetti al piano, idem anche questo. I motori, ci sono motori più grossi, motori più piccoli. I motori in genere sono in EMA, però di EMA ce ne sono tantissimi. Ci sono i piccoli che vanno utilizzati per esempio nelle stampanti 3D o nelle laser, taglio laser. Poi ci sono i NEMA, questi che sono i medi, o ci sono i NEMA, quelli grossi, però quelli, ragazzi, spostano ponti che sono enormi. CNC che hanno misure 1 metro, 1,20 m, 2 metri per 3 metri, per esempio. Quelli, diciamo, industriali. Più grossi sono i motori, più peso possono far muovere, ovviamente. Questa, nelle sue proporzioni, monta motori eccellenti. E poi che altro? Niente, ragazzi, per questo video possiamo chiudere qui. Ci vediamo al prossimo. Ti ricordo che tutti i video del corso CNC usciranno una volta a settimana, il sabato. Ciao, ragazzi, al prossimo video.